Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio fare questo primo video di una lunga serie, almeno spero. Allora, voglio creare un percorso dedicato a chi vuole iniziare l'hobby dei droni FPV in modo organizzato, in modo continuativo, anche in base alle iscrizioni e agli abbonamenti, perché voglio un attimo spingere questa cosa per capire anche quanto tempo dedicare, perché come tutti sappiamo il tempo è poco e ci vuole anche del tempo per fare questo genere di video, anche ascoltare in base ai commenti, in base alle vostre domande, anche se un'idea generale di quello che serve o comunque le varie problematiche che può riscontrare, tra virgolette, un principiante, sono bene o male sempre le stesse. Iniziamo pure con questo video, sperando che in molti di voi vogliano darmi fiducia e questo genere di video supportati dall'abbonamento, comunque anche a me servono per reinvestire in cose nuove, cercare di portare contenuti e quant'altro, però senza dilungarmi troppo, è giusto per spiegarvi un attimo il mio intento e iniziamo subito con il primo video. Cosa sapere, come iniziare con i droni FPV, non partire subito in quinta e eventuali problemi che ho riscontrato per poi cercare di modellare gli argomenti futuri anche in base alle vostre domande. Io continuerò a fare i video secondo la mia esperienza e tutti i vari step uno dietro l'altro. I primi video per alcuni di voi che hanno già deciso di supportarmi potrebbero essere un po' noiosi, però per chi proprio inizia da zero vi posso assicurare che sono sicuramente cose interessanti. Allora, la prima cosa che dobbiamo sapere è facile o difficile? Ecco, una cosa che ho riscontrato è che magari molte persone di voi arrivano da un drone giocattolo, un drone DJI o comunque droni che sono molto automatizzati e dopo magari già 5-10 minuti riusciamo a volare. Con i droni FPV sappiate già che il percorso sarà più difficile, dovrete sapere alcune basi e, ed essendo tutto in manuale, il drone appena lasciate il comando casca e quindi dovremo essere un po' più pratici, dovremo allenarci di più e proprio per questo fattore il primo consiglio che si dà in tutti i gruppi o comunque si dà a chi ha le prime armi è di comprare un radiocomando e scaricare un simulatore che ci permette almeno di capire i movimenti degli stick, della radio e quant'altro. Su questo argomento direi che un video io l'ho già fatto su cosa comprare per iniziare. Allora, se devo consigliare una radio in questo momento, trovate il link nella descrizione del video, apro una parentesi. Allora, più si spende, è vero che meno si spende successivamente, però ognuno di noi ho imparato che ha un budget differente, quindi anche per le radio avremo una radio economica, abbiamo una radio di fascia media, alta e poi a seguire. Allora, io vi segnalo nella descrizione tre tipologie di radio: fascia bassissima, media e medio-alta, fino ad arrivare anche alla fascia alta. Allora, la fascia economica, io vi consiglio una Jumper T-Lite che ho tuttora ad un prezzo di 50 euro. Comunque possiamo fare bene o male tutto, possiamo anche fare eventuali upgrade con moduli esterni e comunque possiamo utilizzarla al simulatore, la cosa principale e fondamentale che dobbiamo fare prima di iniziare. Allora, una volta che abbiamo scelto la nostra radio e una volta che abbiamo scelto il simulatore, allora io vi consiglio Liftoff fra i vari simulatori più bilanciati, così avremo già tutto, possiamo già configurare il radiocomando e riconoscere la maggior parte del radiocomando. È disponibile sia su Windows che su Mac e una volta che abbiamo collegato radio con il simulatore possiamo iniziare già a volare e vedere se è difficile, facile o comunque dopo, di solito ho visto che nei vari commenti dopo 40, 50, 60 ore di volo bene o male ci si prende la mano. Dopo aver capito che possiamo volare con il simulatore, riusciamo a mantenere la traiettoria dritta, perché le cose che all'inizio dovremo cercare di fare è mantenere sempre una traiettoria dritta senza fare su e giù, fare le curve senza fare l'effetto cipolla, ovvero che ci si alza il drone, comunque avere uno stile di guida, se avete visto alcuni video, puliti, lisci e quant'altro, anche se comunque non solo con le 40-50 ore avremo già queste skill, comunque senza sbattere, senza far cadere il drone, se appunto riusciamo a fare queste cose benino, allora potremo pensare anche già di prendere un primo drone. Allora, e qui arrivano i primi dolori, perché allora, per chi non sa come funziona, allora o prendiamo un kit RTF. Allora, kit RTF cosa vuol dire? Kit RTF vuol dire
drone, radio, visore, batterie, dopo dipende un po' dal kit che si ha, e quindi noi non dovremo saper niente, nel senso ci arriva un kit già pronto, e anche qui vi segnalo alcune soluzioni, dove noi semplicemente dovremo caricare la batteria, metterci gli occhiali e bene o male potremo già iniziare a muovere gli stick e fare i primi voli come abbiamo fatto con il simulatore. Altra cosa è se vogliamo fare la spesa giusta, in realtà sarebbe un attimo anche da informarsi di prendere la radio separata, un drone che ci piace separato e un visore che potremo utilizzare anche nel tempo. Allora, quello che vi consiglio io è che in realtà se abbiamo un po' di budget, la radio di prenderla subito buona. Il drone, allora io vi consiglio di partire da uno piccolo, in modo che possiamo anche evitarci una spesa inutile in caso di rottura, perché quello che dico sempre, considerate che un drone lo dovrete sacrificare per imparare a volare bene, forse anche più di uno. E il visore, qui entriamo in un discorso un po' ostico, nel senso che adesso abbiamo la suddivisione fra analogico e digitale. Allora, se vi devo dire la miglior spesa, almeno per la mia esperienza, in digitale diciamo che abbiamo, secondo me, un po' meno problemi. È più costoso, però dall'altra parte l'analogico ci permette di abbassare un po' la spesa iniziale e quindi dovremo fare appunto le valutazioni anche in base al nostro budget. Se non avete, tra virgolette, problemi di budget, sappiate che se passate al digitale, o comunque se iniziate subito al digitale, tutto dal drone ai vari componenti costerà di più, perché il sistema appunto digitale costa di più rispetto all'analogico. Una volta fatta questa scelta, quindi kit RTF, dove in linea teorica dovremo sapere poco o niente, oppure prendere radio, drone e visore separati, dovremo conoscere le varie procedure che non vedremo in questo video, perché secondo me qui ci vuole un video dedicato su come configurare un drone assemblato, o comunque dove abbiamo un radiocomando separato, occhiali separati e quant'altro, perché dovremo, passatemi il termine, unire il tutto e trasformarlo in un kit RTF dove ci viene dato il tutto da alcuni produttori. Niente ragazzi, direi che senza allungare troppo il video, questo è un primo video dedicato appunto a chi si vuole approcciare, almeno vuole sapere se appunto è facile o difficile iniziare con questo hobby, cosa fare senza perdere troppo tempo. Magari è capitato anche che la gente è partita in quinta, ha comprato tutto e poi magari o non aveva tempo o ha visto che è troppo difficile, e quindi per questo si consiglia sempre di prendere una radio, andare al simulatore e vedere se ci piace, se addirittura in alcuni casi se ci fa venire le nausee o comunque se non è proprio fatto per noi. E una volta che abbiamo capito che ci piace, riusciamo a farlo volare bene al simulatore, è il momento di passare alla realtà. Dopo la realtà non è detto che sia tutto perfetto, fili tutto liscio, perché anche lì potrebbero esserci i problemi, le prime cadute, i primi problemi di elettronica, dopo una caduta il drone non funziona più e anche lì potremo un attimo demoralizzarci e quant'altro. Però tutte queste tematiche, perché appunto sennò un video verrebbe lunghissimo, le tratteremo singolarmente. Anche questa cosa, considerate che questo è il primo video, devo decidere come spezzettare le diverse cose, e anche voi dovrete avere la pazienza di aspettare nuovi video, di aspettare eventualmente anche la soluzione che state aspettando, perché appunto questo è un primo video di, spero, una lunga serie, perché ci sono tantissime cose. Io attualmente continuo a impararle, perché escono sempre prodotti nuovi, esce sempre quel qualcosa in più che ti fa migliorare. Niente ragazzi, questo primo video lo dedico già agli abbonati che mi vogliono dare fiducia, e lo dedico anche per i nuovi iscritti che vorranno aiutarmi a continuare a divertirmi più che altro, perché questo io lo vedo più come un hobby, come uno sfogo, un relax, che per chi mi conosce lo sa. E niente, e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!